le decisioni migliori che ho preso sono sempre delle partenze, partire. E a volte però anche tornare è stata un'ottima decisione. Ah, ma quello succede spesso, quindi non c'è una classifica. Non c'è una classifica, succede spesso. E niente, quando succede è successo. Che sono alta. Cioè, che sembravo meno alta. Sneakers. Io quando praticamente c'è decollo, no? C'è il momento del decollo, se sono seduta alle uscite di sicurezza, la hostess mi deve svegliare, perché se non devo fare quel discorso che dicono voi siete seduti sulle uscite di sicurezza, dovete ascoltare, perché io mi sono già addormentata appena ho allacciato la cintura. Credo che l'aereo sia uno dei posti dove io dormo meglio al mondo. Mare. Mare, Sicilia, Sicilia, mare. E anche Grecia, barca, vela. Barca a vela in mezzo alle cicle di dispersa. Mio marito. Aeroporti, stazioni, quando sei in transito, pranzo della domenica, ragù, lasagne o pesce, insomma tutti i ricordi un po' di infanzia. Ho già sviluppato un altro sogno oltre a fare l'attrice, che è quello di fare l'imprenditrice. Se no avrei fatto la stilista, ma non è ancora detta l'ultima parola. Una persona che mi viene in mente adesso così, che l'hai detto tipo Galileo Galilei, cioè come gli è venuto in mente tutto questo, bravissimo, cioè gli vorrei solo dire bravissimo. Ho la fortuna di fare un lavoro per cui ho vissuto varie epoche, per i diritti che abbiamo noi donne, che insomma la situazione è un po' migliorata oggi. Romanticamente ti dico fine 800 Parigi, patatine fritte, pizza e mozzarella, la Isla Bonita, Madonna, e acqua e sale e blu di Elisa. I pipistrelli si attaccano veramente ai capelli, perché è quello, cioè quando passa un pipistrello io penso alle sue manine che mi possono tirare i capelli. E siccome una volta mi è entrato uno anche in camera, ne parleremo un'altra volta, però è una domanda, cioè questa paura, questa mia paura è razionale o irrazionale? A volte non mento, a volte non dico, cioè a volte non dico per amor di pace. In generale non sono brava a mentire. A un matrimonio in Thailandia. Poi alla fine però mi hanno anche invitata. It, il clown, e il primo episodio di Twin Peaks. Ciao, sono Miriam Leone. Per altri video di Vanity Fair cliccate qui.